Ok amici, allora ordiniamo Whataburger online, così possiamo scegliere gli ingredienti. Devo andare. Un burger, triple, diciamo che parte da triple, però io direi di fare un penta, sono 2300 calorie, $12, ok, però io sono abbastanza a dieta, quindi prenderemo il wheat, mi abbassa le calorie di 100, No born oil, non so cosa vuol dire questo born oil. Non so. Poi volendo potete arrivare fino a 8, Maionese. Ci facciamo, c'è queste 100 calorie in più. Un bacon. Mettiamoci un bacon. Ok, va bene. Questo è il panino. Vabbè, dai. Facciamo questo e basta. Andiamo a prenderlo. Ok amici, stiamo andando, ecco qua Whataburger, potete vedere anche a sinistra c'è Wendy's, si può fare un unboxing a Wendy's, possibilmente Kentucky Fried Chicken l'abbiamo già fatto. Capuzzo, dove cavolo si entra per entrare a Whataburger? Whata, guardate Whata! Ok, si ritorna al lavoro per il unboxing di Whataburger. Eccoci qua, benvenuti allora al unboxing della settimana. Vediamo se ci sono tutti gli ingredienti. Triple, 2 extra meat, bacon, maionese. Ho preso il panino di crusca, come si dice, perché sono a dieta. Abbiamo i nostri onion ring, sentiamo un attimo. So crunchy. Abbiamo un ketchup. Special. Mi hanno messo special sulla confezione. Abbiamo la nostra squirt. Questa è sempre la stessa, Non so da quant'è, da un mese che ce l'ho nel frigo. Sarà ancora buona? Perché c'ha delle sostanze chimiche che uccidono i germi e va sempre bene. Il panino! Devo dire che avrei dovuto metterci un po' più di formaggio. Aspetta, facciamo la foto per il preview. Panino da $12, 5 strati! Non è che presenta molto bene così, guarda, un po' secco mi sembra. Leggermente secco. Facciamo il primo morso. The flavor is so amazing. Pensate amici che potevamo farlo di 8 strati, ma siccome sono a dieta, non ho voluto esagerare. Io ho il massimo, il top che posso totalizzare al giorno sono 1500 calorie. Allora, quindi per la settimana sono a posto. Facciamo vedere bene gli ingredienti. Allora ci sono 4 foglie di insalata, dei pomodori, abbiamo dei cetrioli tagliati, abbiamo del bacon, freshly cooked, e poi abbiamo i nostri 5 patties. Mettiamoci un po' di ketchup. Ma non ci sarà. No. Pensavo che c'era un ketchup omaggio, già di più. Ecco. Che brutto. Mamma mia, quanto è brutto sto panino. Oh, è buono, ma è bruttissimo. So juicy. It's very juicy. La dieta inizia a maggio, punto e basta. Maggio 2019 ci sarà una dieta che come non l'avete mai vista.
Buonissimo. Un po' di formaggio ci sarebbe stato bene. Delicatissimo. Non è troppo asciutto, è abbastanza juicy, eh. Che bello. Onion rings. Ho preso queste perché hanno un po' meno calorie. Buonissime. Aia, mi sono pizzicato il dito. Ma il formaggio non c'è niente, porca puttana. Avremmo detto, passi per i 5 cosi, che vabbè, ma non ha messo neanche una fetta di formaggio. Evidentemente no, mi sembra essere sbagliato. Così va bene, giù si mescola. Stamattina sono andato dal dentista, allora l'ho fatto anche per provare se funzionava tutto bene. Madonna. Tutto cosa sapete pensando. Ma quanto ma. Niente di che, fai conto che hai mangiato una bistecca e la pasta. Cioè, in Italia si mangia la pasta, la bistecca, il dolce, la frutta, il formaggio. Io mangio tutto insieme, salutarmente anche. Perché qua c'è la salute, no? Quelle robe industriali che ci avete voi. Buonissimo. C'è l'uso del bacon qua. Ho visto che comunque nel ristorantino c'è anche il hamburger col gelapeno. La prossima volta lo prendo. Non ero molto convinto di prenderlo. Però mi è venuta voglia del hamburger normale, poi ci sono i gelapeno dentro. Oh, okay.
Quanto è buono la freschezza del colesterolo, mamma mia. Trigliceridi, so juicy. Sono andato ieri dal dottore. Non perché stavo male, ma perché prima nel loop del dottore devi andare una volta dal dottore a fare niente. Allora mi ha fatto fare le analisi. Non sappiamo ancora gli esiti, ma vabbè, vabbè. Normale. Questo paio di bazzezza con spinta. Questo panino non è niente in confronto a quello di questo ristorante qua vicino, che magari lo facciamo la prossima settimana. Il ristorante adesso è chiuso perché è entrata dentro la macchina, un incidente. Non so. Adesso si riparte di slancio. C'era ancora una onion ring. Affanculo. Hanno fatto caramellare delle cipolle, poi le hanno fritte nell'olio, è molto buone. In Italia ci sono gli onion ring, i cerchi di cipolla. Allora fateli subito a casa stasera, eh? Buonissimo. Vengo. Non mi hanno dato neanche un tovagliolo decente, un rotolone regina. Già finito. Io c'ho ancora fame, mi ci vorrebbe un rinforzino, un qualcosa. Un mezzetto di stracchino, non lo so. Che film è, che film è. Allora, oggi la butto via questa, è finita. Va bene, allora questo è quanto per l'unboxing di oggi. Siamo stati a Whataburger. Come lo pronunciano gli americani? Whataburger. Siamo stati a Whataburger. E ci vediamo la prossima volta per un altro fantasticissimo unboxing culinario. Salute, come stare bene in salute in America. Un altro episodio, ciao! Guardate, non ci sembra che sono pelato. Ciao! Invece così no. Ciao!